Il Museo Poschiavino ha aperto le porte domenica scorsa, 16 giugno. Quest'anno saremo aperti come negli anni scorsi, il martedì, mercoledì, venerdì e domenica, sempre il pomeriggio dalle 14 alle 17:30. Invito tutti a venirci a trovare almeno una volta questa stagione. Anche quest'anno abbiamo cercato di portare qualche novità. Negli ultimi anni abbiamo sempre abbiamo portato un ritmo biannuale delle mostre temporanee, quindi ritroveremo la mostra Moda e Costume, dal tessuto locale al vestire globale. In più quest'anno abbiamo introdotto una novità pensata in particolare per i bambini, per le famiglie, il museo per i bambini. Un'altra simpatica iniziativa di quest'anno è il nuovo biglietto transfrontaliero che nasce da una collaborazione con Casa Console e Palazzo Salis a Tirano. La cosa è stata patrocinata da Valposchiavo Turismo, che ringrazio per la collaborazione. E con questo biglietto il visitatore potrà visitare durante tutta la stagione tutte le nostre strutture, vale a dire il Palazzo de Bassos Mingotti, dove ci troviamo ora, Casa Tomé, Casa Console e il Palazzo Salis a Tirano. Il biglietto costa 15 franchi, è gratuito per i ragazzi fino a 16 anni. L'attività principale del museo quest'anno, abbiamo già iniziato a lavorarci da alcuni anni, direi, è però sicuramente il Centro di Conservazione dei Beni Culturali che sta sorgendo proprio in questi mesi, presso il Mulino Aino a San Carlo, Privilasco. Per il museo si tratta di un progetto molto importante, ci permetterà di dare una collocazione idonea a tutti gli oggetti che non trovano spazio qui al museo. Sarà verosimilmente pronto a partire dalla primavera prossima, probabilmente in maggio, sicuramente organizzeremo una apertura al pubblico per quell'occasione. Nel frattempo stiamo cercando diversi volontari che ci aiutino anche a trasportare gli oggetti e a fare altri tipi di lavori che saranno necessari a partire da quest'autunno, quest'inverno.